Ritorno dopo la sosta è amaro per una Vastese opaca e che cade al cospetto del Tolentino. Gara non bella e nella quale i marchigiani sfruttano un episodio nel primo e uno nel finale per portarsi a casa l'intera posta in palio. Al primo e quasi unico squillo, minuto 14 della frazione iniziale, il Tolentino passa. Il piazzato di Severini sul primo palo vede la risposta di Di Rienzo, miracoloso con l'ausilio del palo, anche sulla ribattuta sotto misura di Zammarchi. Nulla può, tuttavia, sul tap-in, a quel punto semplicissimo, di Padovani, che porta i cremisi in vantaggio. Il tutto in 45 minuti, durante i quali la Vastese non trova quegli spiragli che servirebbero per bucare. La retroguardia ospite in leggere ambasce, solo al 45esimo, quando Ceccacci pennella per la testa di Di Filippo, la cui girata da buona posizione è alta. D'Addario lascia negli spogliatoi Sansone per Monza, padroni di casa più aggressivi che protestano, prima per un contatto su Di Filippo, poi per un possibile tocco di mani in area. L'ingresso di Alonzi per Pierpaoli ha il compito di dare ulteriore sostanza alla finalizzazione della manovra aragonese, i cui segnali però sono quelli lanciati dalla girata di Stivaletta contrastato al momento della battuta verso Bucossi. La spinta biancorossa tuttavia non è mai continua e ordinata, è fatta prevalentemente di fiammate come il cross di Ceccacci e la battuta imprecisa di Alonzi sotto misura. Il Tolentino si chiude e riparte, Cicconetti, entrato per Zammarchi, tenta la via della rete centralmente, l'opportunità ghiotta l'avrebbe Alessandro a 8 dal 90esimo, il rilancio di Altobelli lo pesca in buona posizione, ma il lob è fiacco e Bucossi può chiudere la saracinesca. E il finale, se possibile, è persino più amaro perché il traversone basso di Severini trova la deviazione fortuita di Allegra nella propria porta per uno 0-2 che penalizza eccessivamente una Vastese battuta e che dovrà riordinare le idee in vista della trasferta di San Benedetto di mercoledì pomeriggio. Siamo cresciuti, abbiamo recuperato Padovani e Zammarchi, che sono due punte importanti per la categoria. I ragazzi sono cresciuti come spirito, come determinazione, e quello è bello. Poi, come dice il maestro Castori, dobbiamo difendere la porta come se fosse casa nostra, e quello ci stiamo riuscendo. Oggi non è stata una partita entusiasmante, penso, da ambo le parti, però noi abbiamo capitalizzato l'occasione nostra, potremmo fare anche il secondo gol. È una costante, noi dobbiamo lavorare così, palla su palla, determinati, cattivi. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento, che è quello che ci ha portato ad essere quelli che siamo e in questo punto di classifica non va cambiato nulla. Io ho detto, ragazzi, che se vedo un atteggiamento superficiale andiamo subito a fare la doccia. Questa deve essere la forza nostra, la determinazione nostra. Per una serata ci gustiamo il secondo posto e andiamo avanti così. L'obiettivo societario era la salvezza, la valorizzazione dei giovani. Cioè, questi fino adesso l'abbiamo portato a casa e adesso dobbiamo soltanto continuare a lavorare, umiltà giusta, testa giusta, perché il calcio è una brutta bestia. Ci sono tante partite, a sporcarle è un attimo. Noi non dobbiamo sporcare niente. Domattina ci alleniamo, testa affanno, anche si può festeggiare, però i ragazzi hanno un gran cuore, una grande determinazione, continuiamo così. Mister, il rientro dopo la pausa, diciamo che poteva andare molto meglio di come è andata, un primo tempo sottotono, ma soprattutto una Vastese che ha provato a costruire, l'ha fatto forse in maniera un po' disordinata, abbiamo visto tante volte arrabbiato, qualche passaggio di troppo. Ma diciamo che i meriti vanno riconosciuti anche al Tolentino, che gioca un calcio aggressivo, ma è una qualità che non ti fa respirare, quindi ti toglie spazio, vengono sempre a pressare. I loro più forti difensori sono stati Zammarchi e Padovani, secondo me, e quindi se Zammarchi e Padovani sono i più forti difensori della squadra, secondo me hanno delle ottime qualità sotto questo punto di vista, ci hanno messo sempre in seria difficoltà. Ecco, dai cambi forse qualcosa in più da Ficara si aspettava, Alonzi è entrato Benino. Non possiamo tutte le volte pensare che chi entra poi cambia la partita, c'è una difficoltà, oggi la difficoltà l'abbiamo avuta tutti quanti, non chi è entrato, l'ha avuta soprattutto chi è entrato dall'inizio, e quindi la difficoltà è stata questa. Poi anche chi poi è entrato ha cercato di dare un qualcosa, ma ci è riuscito poco, però c'è stato, secondo me, da parte di tutti, quindi quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono subentrati, il massimo impegno.
massimo impegno e la forza di cercare di andare a controbattere il risultato e di recuperarlo. Non ci siamo riusciti e bisogna fare mea culpa e prepararci alle prossime sfide.